Ciao, molte persone, soprattutto donne, ma effettivamente anche gli uomini, si lamentano per dei dolori legati a una contrattura perenne dei muscoli masticatori, questi che si trovano qui. Una contrazione, una contrattura dei muscoli e della, diciamo, mandibola, diciamo così, perenne, che diventa in certi casi davvero dolorosa. Devo dire che questa problematica succede anche a me, magari in certi periodi dell'anno in cui effettivamente sono magari un po' teso per il lavoro. Se anche tu hai questo genere di problemi e quindi una contrattura perenne dei muscoli masticatori, segui questo video perché magari potrò esserti utile in qualche modo con alcune informazioni. Se questo video sarà di tuo gradimento, ti invito a mettere like per aiutarci e soprattutto non scordare di iscriverti al canale perché settimanalmente pubblicherò dei video molto interessanti anche in questa sfera delle articolazioni temporomandibolari e soprattutto nel trattamento e nella gestione di questo genere di problematica. Solitamente quando ci accorgiamo di avere questo genere di problematica, ci si rivolge inizialmente al dentista, proprio perché si immagina e si pensa che la problematica sia di natura occlusiva, ovvero della occlusione dei denti. Si è visto poi che anche da alcuni studi che non è sempre così, soprattutto quando i disturbi, quindi questa contrattura dei muscoli masticatori è maggiore durante la giornata, proprio perché normalmente durante il giorno, sia perché parliamo, sia perché comunque sia, tendiamo a muovere di più la nostra bocca, l'occlusione è inferiore rispetto a quando queste problematiche compaiono magari al mattino e sono spesso legate invece a proprio un'occlusione che è magari non corretta durante la notte e infatti possiamo renderci conto che durante la notte magari si è digrignato i denti, si è fatto il cosiddetto bruxismo durante la notte e il nostro partner potrebbe magari confermarci tale ipotesi. Ho fatto già alcuni video interessanti sul bruxismo che ti allego qui sopra o qui sotto e che potranno anche qui darci una mano nel capire meglio le differenze e soprattutto quali sono gli interventi di tipo riabilitativo interessanti per trattare questo genere di problematica, soprattutto notturna. Nel tuo caso, come si manifestano questo genere di problematiche? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e magari cercherò di risponderti nel più breve tempo possibile. A rafforzare l'ipotesi che non sia proprio una problematica legata all'occlusione sta proprio nel fatto che molte delle persone che poi si rivolgono al dentista ne escono con magari un bellissimo bite, magari di ultimissima generazione, una spesa non indifferente perché ci sono bite anche molto costosi, e una problematica che effettivamente non tende a risolversi completamente, anzi in certi casi i bite tendono anche a peggiorare il problema. È sintomo proprio che probabilmente la problematica non è proprio nel trattamento soltanto dell'occlusione, ma c'è anche dell'altro. A mia esperienza devo dire che le cause maggiori che scatenano questo genere di problematiche sono da ricercarsi nelle cosiddette problematiche di natura posturali. E trovo quasi sempre nei racconti e poi nelle valutazioni di questo genere di persone problematiche nel movimento e soprattutto nelle articolazioni delle prime vertebre cervicali, disequilibri di natura posturale che possono essere anche lontani dalla sede dell'occlusione, quindi della sede della bocca, magari penso a problematiche a livello della colonna lombare, problemi di scoliosi, quindi problematiche di natura posturale anche molto più ampie. Inoltre ci sono anche molte persone che hanno, soprattutto nel sesso femminile, problematiche nella sfera emotiva e hanno difficoltà nella gestione delle proprie emozioni e tendono a scaricare tale diciamo, difficoltà proprio nella sfera del temporomandibolare, andando ad aggravare in maniera importante la problematica e soprattutto la contrattura e il dolore. Ok David, però a questo punto abbiamo parlato delle possibili cause e che cosa possiamo fare nel concreto per gestire al meglio questo genere di problematica? Ecco, la risposta non è semplice perché, come abbiamo visto, possono esserci davvero alcune cause molto frequenti, ma alcune cause possono essere anche un pochino complicate e bisogna ricercarle in maniera corretta. Per cui una valutazione approfondita che possa essere indirizzata non soltanto alla muscolatura della bocca, ma anche un pochino più ampia, andando a ricercare magari altre problematiche anche a distanza, come ho detto, anche magari a livello viscerale, potrebbe essere interessante. Perché? Perché più riusciamo ad essere
essere precisi e specifici, più riusciremo ad aiutare il nostro paziente a essere più efficace anche nella gestione della problematica durante la settimana, quando appunto non possiamo vedere sempre il nostro paziente. Nel mio modo di intendere e soprattutto trattare questo genere di problematica, chiaramente l'esercizio terapeutico e gli esercizi che devono essere eseguiti a casa dal paziente sono un punto importantissimo, che rappresentano davvero la chiave di lettura e soprattutto la chiave di guarigione nella maggioranza dei casi. Chiaramente è importante essere ben chiari in prima battuta, quindi fin dall'inizio, che non è pensabile di risolvere una problematica temporomandibolare esclusivamente facendo dei trattamenti in studio. È importante che il nostro paziente capisca la problematica, che è, come abbiamo visto, molto ampia, e che possa magari apportare anche lui determinati cambiamenti, a partire proprio dall'esecuzione di alcuni esercizi che devono essere eseguiti quotidianamente, magari anche più volte durante la giornata, proprio per cercare di aiutare il terapista e quindi essere il più complianti possibili nella gestione della problematica da parte sia del terapista sia appunto del paziente. Dal punto di vista pratico, quindi nella mia modalità di trattare questo genere di problematiche, sicuramente un approccio di tipo osteopatico posturale è a mio avviso la chiave della problematica, e mi piace molto e è chiaramente il fulcro della mia modalità di lavoro, chiaramente la manipolazione vertebrale, per andare a rimettere in giusto funzionamento le vertebre che probabilmente hanno perso la loro corretto range di movimento, andando quindi a manipolare le prime vertebre cervicali, così come il resto della colonna. Si seguono anche dei trattamenti di tipo viscerale per andare a riequilibrare il funzionamento anche delle strutture viscerali, quindi delle strutture che si trovano all'interno della gabbia toracica, e anche lì bisogna andare a fare un trattamento muscolare e fasciale sulle strutture del collo. Penso magari ai muscoli sovraioidei e sottoioidei, quindi i muscoli si trovano sopra e sotto l'osso ioide, andando quindi a trattare dal punto di vista fasciale queste strutture e le strutture muscolari. Solo a quel punto si potrà iniziare dei trattamenti anche a livello articolare, andando ad eseguire dei trattamenti dentro la bocca e a livello dell'articolazione temporomandibolare. Devo dire però che su questo non sono molto d'accordo con alcuni miei colleghi, in quanto vedo spesso fantastici video di colleghi che fanno dei thrust, delle manipolazioni bellissime, degli scrocchi fantastici a livello proprio della mandibola, quando in realtà la mandibola è la struttura più debole e più vittima della pressione di tutte le strutture che gli sono intorno. E devo dire che la mandibola è anche un'articolazione ipermobile, si muove già molto di suo, e andarla a manipolare, quindi andando a cercare un'ulteriore mobilità, trovo che sia alquanto errato. Alcune volte è necessario manipolare se ci sono delle problematiche specifiche che portano al blocco della mandibola, però la maggior parte delle volte non c'è bisogno di manipolarla. Magari con i giusti esercizi e le giuste mobilizzazioni si può raggiungere lo stesso effetto, magari in maniera meno scenografica, diciamo così. Io quindi preferisco magari rieducare la muscolatura e trattare la problematica dal punto di vista di rieducazione posturale in maniera molto più ampia, magari mettendoci forse un pochino più di tempo e facendo però un trattamento magari più duraturo rispetto a tanti altri colleghi che magari hanno il beneficio durante la seduta oppure appena nel primo giorno del trattamento, ma poi il problema tende a tornare inesorabile. Al trattamento e agli esercizi dovrà essere affiancata anche una giusta e corretta correzione dello stile di vita, e questo sarà compito magari di una persona che si occupa dell'alimentazione, per magari modificare un pochino anche gli aspetti della masticazione e appunto anche dell'alimentazione. E magari, se io amo tanto inserire all'interno del programma anche magari l'aiuto di altre figure che possono aiutare il paziente ad eseguire anche un po' di sport, per riuscire a scaricare la tensione che magari prima era soltanto a livello temporomandibolare e che invece può essere scaricata facendo un'adeguata attività fisica. Magari non c'è bisogno di fare sport estremi e basta magari anche una semplice camminata 3 volte a settimana per riuscire a ridurre la tensione emotiva, che spesso abbiamo visto è una delle cause principali della tensione qui ai muscoli masticatori.
A tutto questo, chiaramente, anche una giusta riequilibrazione del sistema neurovegetativo è assolutamente opportuna. Per cui verrà trattato il nervo vago, quindi il sistema simpatico, il sistema parasimpatico, per andare anche qui a cercare di trovare un nuovo equilibrio e di omeostasi all'interno del nostro corpo, non focalizzandoci, mi raccomando, soltanto sulla mandibola, ma guardando il problema a 360 gradi, perché probabilmente il problema non sta nella mandibola. Chiaramente, se sei di Roma, ti aspetto in uno dei nostri studi per una valutazione della problematica e per creare quindi un piano riabilitativo e osteopatico specifico e assolutamente personalizzato per la tua problematica. Fammi sapere qui sotto nei commenti, appunto, le tipologie, quando ti capita di avere questo genere di problematica, e soprattutto fammi sapere la città da cui ci stai guardando, perché ho alcuni colleghi sparsi per l'Italia che magari potrebbero fare il caso tuo ed essere magari vicino alla tua città e potrebbero in qualche modo aiutarti, un po' come faccio io nel mio studio a Roma. Infine, fammi sapere qui sotto nei commenti comunque se ci sono delle domande a cui mi farà piacere rispondere nel più breve tempo possibile. E niente, io spero che questo video sia stato utile per te e ti aspetto al prossimo video. Ciao!